Benvenuti in una nuova recensione del Moon. Ciao brava gente, oggi vi presento una nuova figheria che subito volevo cominciare il video dicendo che va dritta dritta nel mio EDC, però poi nell'EDC quello che usi per riuscite è lì e io non ce l'ho dietro, mentre invece provandola dopo aperto il pacco ho deciso che finisce dritta dritta nella mia tasca dei pantaloni o in questo taschino. Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere sono le batterie. Qua c'è uno sportello che ha uno scatto, però in realtà c'è anche una vitina che io ho già tolto solo per non tediarvi, che è questa, e va con un cacciavite a croce, Philips numero 0. Ha due batterie così. Ve le mostro in questo modo perché così rimane anche nel video il senso nel quale infilare le batterie. Vedete? Sono due batterie uguali, da una parte sono tipo quadrettate e dall'altra sono lisce, quindi il senso è liscio quadrettato. Poi ovviamente il più e il meno uno se le può anche leggere, io non sono stato lì a leggerli. Quindi detto questo, rimetto lo sportellino così andiamo a vedere questo bell'oggetto. Bisogna fare un po' con cura. Ecco, a questo punto cosa devi fare? Devi ficcare la vite così lo sportello non scappa. Non scappa tanto volentieri lo stesso, però visto che c'è. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una lente di ingrandimento, però la più figa che c'è al momento, secondo me. Il prezzo è 16,39 euro, per chi volesse, poi c'è il link in descrizione, perché secondo me è la più figa che c'è in questo momento. Perché ha, innanzitutto ha la sua custodia, che la rende piccola come dimensione, vedete? È fatta in ABS, quindi è un materiale duro, la potete tenere anche nella tasca dietro dei pantaloni, per dire. Ha LED, che fa una discreta luce come vedete, quindi all'occorrenza se uno ce l'ha dietro dispone anche di una pila LED, no? Perché magari sei sul lavoro e le mani sporche non vuoi toccare il cellulare e hai questa. Io in realtà l'ho presa proprio per il lavoro perché mi sono accorto che dall'alto dei miei 43 anni comincio che a mettere a fuoco da vicino ho problemi e io però in realtà posso stare senza occhiali, posso guidare senza occhiali, quindi quando me ne esco in moto come facciamo? Se dimentico gli occhiali, come facciamo? Poi gli occhiali non costano 16 euro, costano magari 150 la montatura con le lenti. Quindi la mia soluzione qual è stata? È stata quella di spenderne 16 per questa. La apro, ho una discreta. Adesso non so se potete vedere. Credo di sì, insomma. Adesso mi allontano, casomai che la telecamera non mette a fuoco bene. Però hai una discreta. Una discreta area dove poter leggere. Posto che la mano, magari mettiamo questo. Ok, quindi diciamo che per ampiezza e zoom, questo è un 3x, quindi ingrandisce 3 volte, è molto 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 usabile. Quindi se stai facendo la spesa, ad esempio, c'è delle etichette che non riesci a leggere, tiri fuori questo. L'illuminazione è buona, non vuoi consumarti le batterie. Il LED, come vedete, si accende a fondo corsa, quindi nulla vieta di usare la lente che ha comunque una bella area. La puoi usare. Ciao, Melita. Bella patata, sei venuto a trovarmi. Mi dite, mamma mia, che canietta. E niente, ecco l'altro arrivo adesso, così ve lo presento, non l'avete ancora visto. Gigio, ciao Gigio, bello, bello, scusatemi, ma questi qua sono i miei tesori. Andiamo avanti. Dicevo, c'è comunque una grossa area da poter utilizzare, anche se si lascia il LED spento. Poi ovviamente se ce n'è bisogno uno lo accende. Custodia, materiale rigido, 55 grammi, economica. Nell'EDC di quando faccio le uscite ce la posso anche mettere, ma devo ricordarmi di toglierla dalla tasca dei pantaloni perché questa qua me la terrò sempre dietro. Ciao, brava gente! Ah, dimenticavo di farvi vedere l'imballaggio. Allora, l'imballaggio è questo, questa scatola. Poi ovviamente la consegna di Amazon viene fatta con un confezionamento che dipende dai pacchi che avete ordinato. Io avendo ordinato solo questa, è la classica busta di cartone sottile. Comunque devo dire che è arrivato non ammaccato, ma Amazon ormai si sa che spacca, quindi la confezione è questa. Arriva così, ovviamente con un'apertura non sufficiente a far accendere il LED, però questa in realtà ti dà già l'idea che la puoi usare senza LED, quindi già. Insomma, secondo me hanno allungato la confezione per fartela vedere aperta con il LED spento. Quindi, ah, viene anche con le batterie, cosa che davvero
stata una gioia, perché di solito gli aggeggini così economici ti arrivano senza batterie e tu, al di là che poi non costano 16 euro, ma costano 16 più le batterie, però tu non puoi giocarci subito appena ti arriva, e questa è una cosa che... C'è un librettino di istruzioni che io sinceramente non lo leggo, cioè, insomma, che non ci possono scrivere, che nell'acqua è meglio non metterla e queste cose qua. Cioè. Però carino c'è anche lo straccetto per la pulizia. Allora, essendo che lei non ha un comparto per mettercelo, io non me lo porto dietro lo straccetto, anche perché lo userò a lavoro e a lavoro ci sono panni e spruzzini con alcol per altri motivi, quindi all'occorrenza, però dubito che si sporcherà perché io la tiro fuori. Ci guardo quello che ci devo guardare, la richiudo e la rimetto qua. Quindi, bene, credo che adesso abbiamo finito. Di nuovo, ciao brava gente!